Siamo qui con Coach Colonnello dopo una partita a parte, comunque in parte comunque bella, soprattutto per il finale, molto concitata e un po' sicuramente tantissimo, immagino, amaro in bocca per una sconfitta del genere avvenuta all'ultimo secondo. Quando si perde l'ultimo secondo c'è sempre l'amaro in bocca, però la mia squadra aveva detto che non dovevamo arrivare punto punto alla fine con una squadra che era rimaneggiata e quindi noi dovevamo imporre il nostro gioco prima. Purtroppo abbiamo sbagliato tanti tiri da fuori, abbiamo giocato male e quindi abbiamo perso una partita che abbiamo meritato di perdere, insomma. Partita che si è giocata tantissimo su il cambio dei quintetti. Tante volte è successo nell'arco dei 40 minuti di passare da quintetti molto pesanti, soprattutto i vostri, chiaramente, che avete tanti chili sotto canestro, a quintetti più leggeri con addirittura fagioli da 4. Si è giocata un po' lì alla fine della partita. Sì, la realtà è che noi con i quintetti pesanti non riusciamo a imporre il nostro gioco, questa è la differenza, insomma. Quindi mi sto sforzando dall'inizio dell'anno di imporre il nostro gioco sotto canestro, ma non ci riusciamo, o ci riusciamo solo in parte, quindi a volte è meglio giocare con quintetti più leggeri. Sul finale comunque una Romano che anche sotto di 4-5 punti a poco dalla fine ci ha comunque creduto. So che non sei contento perché siete arrivati fino alla fine lì, però comunque una squadra che nell'ultimo minuto ha saputo comunque reagire e arrivare a giocarsi l'ultimo tiro, il pari fino alla fine. Se vogliamo trovare delle situazioni positive in questa sconfitta, possiamo dire così. La realtà è che noi questa partita qui con Gorle, che era rimaneggiato, dovevamo vincere, punto e basta. Quindi merito di Gorle, ma non sono contento della nostra prestazione. Grazie coach. Coach Pezzoli, allenatore Virtus Gorle, come detto prima con Colonnello di Romano, una partita non bellissima, con punteggi bassi, in cui si è tirato male da ambo le parti, nel finale però si è accesa negli ultimi 2 minuti, una partita veramente bella e molto concitata, molto sentita, essendo anche un derby ovviamente. Sì, è stata secondo me, è vero, una partita a punteggio basso, ma non necessariamente le partite belle devono avere dei punteggi alti. Secondo me è stata una partita molto intensa, giocata bene da tutte e due le squadre, a viso aperto. Siamo affrontati, io penso, in maniera molto, molto diretta. È vero, le percentuali sono state tutto sommato abbastanza basse, però il ritmo, la fluidità del gioco c'è stata su entrambi i fronti. Noi abbiamo azzeccato con Boccafurni il tiro della vittoria e ci siamo portati a casa 2 punti. Una partita in cui si è giocato tantissimo sul cambio di quintetti, sul passare da quintetti pesanti a quintetti leggeri. Gorle, chiaramente, non avendo chili sotto. Non avendo chili sotto canestro non può ovviamente giocare con quintetti pesanti, però Romano spesso e volentieri ha provato. C'è quasi riuscita nel finale quando con Cozzi, Albani e Barcella hanno fatto il vuoto sotto, però non sono riusciti per 40 minuti a imporre quella fisicità che Gorle temeva sicuramente in questa settimana. Assolutamente, noi sapevamo e sappiamo che Romano dal punto di vista fisico e del tonnellaggio ha molto più di noi. Abbiamo cercato di imporre un tipo di partita diversa, fatta appunto di ritmo, di spaziature più ampie, cercando di portarli sul perimetro per poi attaccarli in uno contro uno. Per alcuni momenti la situazione ha funzionato e Romano ha risposto giocando con i 4 piccoli, per cui è diventata alla fine una partita divertente. È ovvio che poi quando Romano ha cercato di rialzare il quintetto e giocarla sulla fisicità, Barcella soprattutto negli ultimi momenti ci ha creato qualche problema. Tante assenze per Gorle, Maccari, Colombo, più Turner, però tante risposte positive da tutti. Tutti hanno dato comunque il loro apporto, al di là della tripla di Boccafurni finale decisiva, anche Santinelli ha dato un grande apporto, ma in generale tutti i giocatori si sentono, sembra, responsabilizzati allo stesso modo e tutti hanno voglia di dare comunque un contributo importante. Sappiamo bene che più le rotazioni sono strette, più i giocatori si sentono coinvolti e danno sempre quel qualcosa di più. Ogni volta noi riusciamo a trovare dei protagonisti all'interno dei nostri giocatori. Il fatto delle assenze secondo me non deve essere mai una scusante, perché effettivamente i giocatori che ci sono dimostrano di aver valore e di valere ampiamente sia al quintetto che ai minuti importanti. Vittoria fondamentale in quanto si va ad Asola sabato prossimo, chiaramente campo molto difficile e si va chiaramente con meno peso, con la testa un pochino più libera, consapevoli comunque di potersi giocare anche lì. Assolutamente, la condizione per vincere ad Asolo, per fare la nostra partita ad Asolo, è di avere la stessa intensità dal punto di vista difensivo. Noi abbiamo concesso 60 punti a Romano,
E secondo me non è un'impresa di così poco conto, perché Romano è un'ottima squadra con tante bocche da fuoco, e noi l'abbiamo ottenuti a 60 punti. Ovvio che per andare a vincere ad Asola noi dobbiamo avere lo stesso tipo di intensità difensiva, non possiamo pensare di andare ad Asola a giocare ai 90 punti. Grazie coach, alla prossima. Grazie a te.